Ecco Flavio. Flavio, sì, eh sì. E questo è Francesco, guarda. E questo è Franci con le ombre. Gli animali si è sempre portati dappertutto. Più agguerrito. Vedi che faccia, già da impunito, senza dente. Sta a mangiare la pizza? Ma se mangia Flavio? Francesco e Flavio. Blu è Francesco e beige è Flavio. È nato tutto 4 anni fa, insomma, il sorgere di questo problema, che era iniziato come pensavamo una malattia oculare. E invece, nonostante i ripetuti esami, non si riusciva a capire, a decifrare che tipo di problema potessero avere. Adesso cosa? Francesco sta qua, vicino a te. Francesco e Flavio purtroppo stavano peggiorando, la loro vista si stava abbassando sempre di più. Noi lottavamo con loro e loro continuavano a perdere la vista. Franci, non ti mangiare le unghie. Ci riempivamo la vita di ausili, luci al neon, schermi, proiettori, occhiali, libri ingranditi. Quindi non ci rassegniamo e le nostre ricerche finirono a Londra, dove c'è un famoso genetista oculista, molto affermato da quanto avevamo letto. Se Francesco non viene qui, lo superiamo, eh. Ci fissò un appuntamento e partimmo per Londra con Flavio e Francesco. Eccola qua. Forza, 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 forza. Carica forte, tira una bomba verso di me. Parlando con noi, ci disse che sospettava che Flavio e Francesco potessero avere... Scusa. Avevamo la speranza che non potesse essere questa terribile malattia diagnosticata. Juvenile Batten disease, come era chiamata, o più semplicemente morbo di Batten. Che stai a fare qua, Francesco? Neanche quella palla nuova? No. Vuoi provare a tirare un tiro di quelli portentosi che fai tu? Eh? No. Dai! Non vengo! Non vengo. No. Io sto in porta, al centro della porta. Il pallone l'hai sentito te col piede prima. Fischia l'arbitro. Oh. Ma sei formidabile! Dove senti la voce, tu tiri. Eccomi, io sto al centro della porta. Colpendo prima gli occhi, poi tutto il loro sistema neurologico. Dal fatto che non potrebbero più camminare, muoversi, mangiare. Facciamo una piccola azione, piccola. Vuoi rimanere qua dentro la macchina, chiuso, bloccato, come sempre, come tutti questi giorni. Francesco, non è possibile. Lasciami in pace. Un tiro solo. Una corsa contro il tempo. Sono convintissimo che si possa veramente fare qualcosa per salvare Flavio e Francesco. Proprio oggi sono ormai li conto 28 giorni che Francesco non parla, non esce, non fa nulla più. Ha sorriso a Flavio mentre mangiavamo un panino e Flavio lo ha abbracciato e baciato come se avesse ritrovato un barlume di luce e di speranza. Il non sapere neanche più il fratello certe volte è con lui. E vedere questo a noi ci dà l'energia per poter ancora sperare, per poter andare avanti. Vedere lì che si abbracciano e si cercano così felici come erano una volta. Mm.